adesso passiamo a un altro capitolo, così ci possono fare anche un DVD fatto a capitolo, che riguarda come organizzare contenuti. I contenuti, se volete, li potete organizzare secondo la tecnica che alcuni di voi avranno visto nei nostri corsi precedenti, per chi ha comprato il cofanetto intero, i contenuti secondo la tecnica dell'AIDA. AIDA, adesso bisogna generare un po' di aspettative, perché che poi dopo la gente da casa o dalle aziende andrà cercando il cofanetto intero. Allora, la tecnica dell'AIDAC, che è una tecnica di vendita, che adesso non ripassiamo tutta, però il senso del discorso è: devi cercare di vendere contenuti. Vendere, anche se non stai vendendo nulla, anche solo per avere l'attenzione delle persone. Allora ci ricordiamo solo la D dell'AIDAC, che sta per desiderio e che contiene le sei molle del desiderio. Le ripassiamo molto rapidamente, e cioè la prima è, vi ricordate che la D si esplode in un acronimo che è il caso. Allora, la I sta per inedito, nel senso che alla gente piacciono le cose nuove. Quindi nel tuo discorso cerca di mettere in risalto gli aspetti di novità. Noi per esempio oggi stiamo facendo un corso di oratoria, di presentazione, che abbiamo chiamato con un titolo nuovo, Bucare il video, che abbiamo detto che è diverso da quelli che trovi nei libri, da quelli che trovi nelle slide. Se tu cerchi su internet slide di oratoria trovi un sacco di roba, effettivamente molto spesso sono cose molto banali, cioè ti dicono: la comunicazione è quella cosa che avviene tra due soggetti, l'emittente e ricevente, bisogna fare un messaggio chiaro perché sennò è confuso, e tante altre cose così. Abbiamo detto che questo corso è un po' nuovo, è un po' diverso dal solito, perché diamo poche regole che poi possano essere rapidamente applicate. La L sta per lucro, cioè un vantaggio economico. Dov'è il vantaggio pratico? Tipo, per esempio, segui un corso, il vantaggio è che in un'ora impari le cose principali che altrimenti avresti dovuto imparare, impiegare 10 ore a leggerti un po' di libri. Chiaro, se parliamo invece di prodotti, il lucro può essere evidente, quindi consuma meno, tanti altri aspetti. La C sta per comodo. Non so se sono chiaro, questi sono alcuni criteri che devono essere considerati nel tuo discorso, nella fase di organizzazione del tuo discorso. Magari non tutti, magari anche solo alcuni, però ti aiutano a vendere meglio ciò che stai dicendo, anche se non stai vendendo nulla, solo ad attirare meglio l'attenzione, ad essere più convincente. Comodo. Anche qui, questo corso è comodo, te lo puoi guardare in DVD, puoi fare gli esercizi quando vuoi, è molto compatto come durata. A è l'affettività. Il senso del gruppo, il senso di missione. S sta per sicurezza. Molte cose sono sicure, dicevamo nel corso di vendita, per esempio il cibo bio si basa, si vende soprattutto facendo leva sulla molla della sicurezza, perché sei un po' più sicuro che non ti viene un brutto male se mangi il cibo bio. È realmente così. Le marche famose si vendono principalmente sul senso di sicurezza, perché sei più sicuro che ci sono meno probabilità che l'oggetto si rompa, perché è di una marca blasonata, quindi sarà fatto un po' meglio. Poi magari non è vero, spesso non è vero oggi, no? I produttori sono pochi, poi marcano in modo diverso, ma marchiano in modo diverso. La O è l'O di orgoglio. Ecco, allora questo discorso serve a dire: quando decidi i contenuti del tuo discorso, ricordati AIDAC, ricordati le molle del desiderio, perché sono le cose che le persone vogliono sentire. Sono quei criteri, quelle molle che possono scatenare attenzione e
persuasione, accoglienza rispetto ai tuoi, alle tue indicazioni. C'è poi un capitolo aggiuntivo su questo, cioè su come convincere sostanzialmente, su come vendere i tuoi contenuti, che si chiama persuasione. Qui non lo trattiamo, sia per brevità, perché non ci sta dentro un'ora, e sia perché è poco etico, però per chi è interessato potrò darvi o fare un'altra mezz'ora su questo discorso. E appunto il titolo sarebbe Tecniche di persuasione. La cosa migliore è che io vi invii via mail le regole principali su questo, per chi è interessato. Chiaramente da usare con l'accortezza e lo spirito di correttezza che ciascuno ha.